Ancora un rinvio, l'ennesimo per il processo Rigopiano. Il giudice per le indagini preliminari Gianluca Sarandrea ha aggiornato l'udienza al prossimo 25 giugno. A far pendere la decisione da questa parte sono state le nuove relazioni, molto corpose, prodotte dai legali degli imputati. Una, quella più sostanziosa, riguarda l'origine della valanga e la prevedibilità dell'evento, ovvero la correlazione con il terremoto. L'altra invece riguarda la gestione dell'emergenza, presentata dai legali degli impiegati prefettizi Provolo e De Cesaris. Un'altra perizia, la terza, invece è stata presentata dagli avvocati che difendono gli imputati della provincia di Pescara e questo riguarda la gestione dei soccorsi in relazione all'utilizzo dei mezzi. Qui dobbiamo sempre precisare che Salvatino Bernaggio non era dirigente, era un funzionario. Quindi i poteri veri di gestione e di attività nell'ambito della soluzione delle valanghe doveva essere fatta da chi aveva il potere vero, cioè Sabino Bonnaggio poteva soltanto sollecitare e abbiamo prodotto tutta la documentazione che dimostrava quello che lui aveva fatto in tutti gli anni che lui stava lì in quel ruolo. Rabbia invece per i familiari delle vittime, a cui questo rinvio non è andato proprio giù, anche se questa ipotesi era molto prevedibile. Dello stesso umore anche i legali delle parti offese, i quali però prendono atto della decisione del giudice, pur ribadendo il fatto che a causare la tragedia sia stata una gestione errata dell'emergenza. Così il gioco va avanti fino a quando? Io questo mi chiedo. Non c'è un termine mediante il quale a un certo punto bisogna stoppare tutto e cominciare a fare sul serio? Oppure andiamo avanti così, aspettando che ogni volta, in ogni udienza, c'è un avvocato della difesa che presentano dei documenti che poi hanno bisogno chiaramente di poter essere visionati e purtroppo si parla sempre di mesi. Lo scopo è chiaro, è far saltare le perizie del pubblico ministero. È giusto, è corretto, perché poi fa parte del diritto di difesa andare a affrontare questa vicenda. Certo che senza copie, senza niente, cambia il processo. Oggi si tenta di cambiare il processo e non sappiamo come. Sicuramente qui vi è una tendenza di andare a dire che la colpa è della montagna. La realtà è una sicura. Le persone volevano andare via e non sono potute andare via. Se di fronte a un'emergenza neve chiudono le scuole, ma non si chiude un albergo che sta in fondo a una potenziale palla da biliardo e poi tutti devono andare assolti, ne prenderemo atto. È l'Italia, purtroppo, è la giustizia, il sistema giudiziario, lo capisco, tante volte sto anche dall'altra parte. Non è quello che mi piace per le famiglie delle vittime.